guardarti indietro adesso, nei tuoi occhi il mio riflesso, voglio condividere con te. Amici, venerdì 24, buongiorno novella, devo prima salutare lei e poi dire venerdì 24. No, rifacciamo. Buongiorno novella, buongiorno, benvenuta Luca. In questo venerdì 24 di novembre, dove questa sera, quarta puntata di Musica alla nostra vita, varietà. Chi c'è questa sera? Lo dica! Silvia Cecconi. Mi sta prendendo in giro, vero? Chi c'è questa sera, novella? Patrizia Ceccarelli. Perché ha detto Silvia Cecconi prima? Perché c'è la prossima settimana. Ah, cioè lei era già avanti di una settimana, ho capito. Beh, non ho detto niente di sbagliato. No, forse solo... No, ma si figuri, lei sbaglia? Ma quando è che sbaglia lei? Non sbaglia mai. Comunque, guarda, mi piaci molto. Amici, ben ritrovati comunque. Noi lo sapete, ormai abbiamo questa guerra casalinga. Sì. Allora, io vi ricordo due cose importanti. A parte questa sera, ore 21, quarta puntata di Musica della Nostra Vita Varietà con Patrizia Ceccarelli, un'altra grande puntata. Preparatevi, perché Patrizia è veramente una grande artista. Ma noi questa sera con l'Orchestra Bergamini saremo all'Arlecchino di Cortona, provincia di Arezzo. Domani sera al Parco Tegge di Felina, provincia di Reggio Emilia, dove novella vi ha già detto qualche giorno fa che se volete venire prima di ballare si mangia veramente molto, ma molto bene. Logicamente devono prenotare, perché devono prenotare la novella, dopo lei va a mangiare e voi pagate. Funziona così? No. No. Patrizia Ceccarelli, pensaci tu. Senti che bella canzone, senti. Pazzami di coccole, se cerchi l'occasione giusta tu puoi trovarla adesso, buttarti sulla pista al volo e ballare insieme a me. Le luci colorate vanno al ritmo della musica, il mio cuore batte forte al suono che mi cade.
Brava Patrizia, mi raccomando, questa sera ti vogliamo in grande forma perché la quarta puntata di Musica della Nostra Vita arriva. È tutta bronzata, è informissima. Arriva. Manca un paio d'ore, eh? E poi arriviamo, ore 21, Tele Romagna. Se volete seguirci in streaming, lo sapete, applicazione gratuita di Tele Romagna, e ci vedete dal telefonino, dal tablet, dal computer in diretta, veramente come foste lì. Vedi di lì. Specificare bene le parole, che forse il microfono ti dà fastidio. E ridete voi due. Me la pagherete cara tutte e due. Linea a quella specie là che si chiama Maltoni, che deve mandare delle cose interessanti. Poi ci vediamo dove facciamo i conti. A tra poco, amici. Amici, io e Novella siamo qua per ricordarvi un appuntamento importantissimo. La nostra nuova vacanza 2024, che dal 2 al 9 giugno andremo nel Salento in Puglia, alla Giurlita, questo villaggio straordinario. Allora, qui vedete i numeri di telefono di Tropico Latino, la nostra agenzia di Stefania e Marco. Voi per qualsiasi cosa chiamate questo numero, qui vedete tutto, il prezzo compreso di viaggio all inclusive nel villaggio, e soprattutto con la presenza, non poteva mancare la presenza, di Andrea e Nicole Nirea Danze, perché lo sapete, con Andrea e Nicole c'è un grandissimo rapporto e queste saranno le nostre belle giornate. Poi ricordatevi tre escursioni fantastiche: Santa Maria di Leuca, Gallipoli, e soprattutto andremo a visitare la tenuta di Albano Carrisi. Allora, mi raccomando, la nostra nuova vacanza, Novella, cosa diciamo? Vi aspettiamo! Numerosi! Gruppo Bergamini, vi aspetto alla Giurlita. Yeah.
è meglio andare in viaggio, dai. No, forse è meglio andare a Teleromagna a prepararci per la grande puntata di questa sera. Patrizia Ceccarelli, Musica la nostra vita, quarta puntata. Vi saluto, perché Madonna, io non ne posso più. Ma hai perso di Valtoni e Lavaldi. No. Hai perso la voce. Ho aumentato la tonalità. No, per me non è qualche problema. Ma senti come ride. Amici, ci vediamo questa sera e per le pillole facciamo in tempo lunedì a salutarci. Un saluto, Burdel. Sembra così inutile, il cielo scende giù lentamente sul cuore, non mi guardi ed io mi sento più fragile, ma dentro agli occhi tuoi vorrei lasciarmi cadere. Accarezzando l'anima e strapparti a chiunque per portarti via. Tu, stella inarrivabile, nei tuoi sguardi il mistero, nel vuoto mi lasci cadere. Questa mia stanza, maledetto io che non so più vivere, se solo fossi qui sarebbe tutto più facile, e tra le braccia tue potrei soltanto impazzire.